forte Belvedere, le motivazioni della condanna dell'ex sindaco Domenici, sapeva che era pericoloso, ma non intervenne. Forte Belvedere era pericoloso, il sindaco Domenici lo sapeva, ma non fece quanto era in suo potere per garantirne la sicurezza. Sono le motivazioni con le quali la Cassazione a gennaio ha confermato la sentenza di condanna dell'ex primo cittadino e di altri due imputati per la morte di Veronica Locatelli, precipitata proprio dai bastioni del forte. Antonella Morelli. Veronica Locatelli non commise alcuna imprudenza quando, durante la festa del suo 37° compleanno nel luglio del 2008, pensando di camminare sul prato di Forte Belvedere, superò il bastione e cadde nel vuoto. L'allora sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, invece era consapevole della pericolosità del luogo e non fece niente per garantirne la sicurezza. Così la Corte di Cassazione spiega perché ha confermato la sentenza di appello che ha condannato l'ex primo cittadino ad 1 anno e mezzo di reclusione e con lui, con la stessa pena, Susanna Bianchi, responsabile della cooperativa archeologia che aveva in gestione il forte, e Giuseppe Gerpelli, allora direttore dell'ufficio cultura di Palazzo Vecchio. I tre imputati, secondo i giudici della Suprema Corte, avrebbero dovuto tener presenti i rischi della Fortezza Medicea, rischi che non potevano essere loro ignoti, dal momento che 2 anni prima di Veronica, nello stesso modo, era morto un altro ragazzo, Luca Raso, e c'erano state pure le segnalazioni relative a 2 cani caduti nel vuoto. I lavori fatti prima della morte di Veronica sarebbero stati frammentari, scrivono i giudici. La scarsa illuminazione, l'assenza di segnali non hanno consentito alla giovane di avere la percezione del pericolo. Il sindaco, ricorda la Suprema Corte, ha una funzione di garanzia, ma in questa circostanza non ha esercitato i suoi poteri di vigilanza e non ha fatto in modo di rendere Forte Belvedere un posto sicuro per chi lo frequentava.